Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su un gioco diverso dal solito per il nostro canale che si chiama For Honor. Andremo a vedere com'è questo gioco insieme, non vi voglio spoilerare niente, se volete informazioni maggiori sopra il gioco andate nei link in descrizione dove ci sono tutte le informazioni del gioco. Ok, io direi di incominciare, ma prima di tutto tanti pollicioni, cerchiamo di arrivare a 100 like per un prossimo episodio, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi e incominciamo. Ok ragazzi, ci troviamo davanti a una schermata di selezione. Ci chiede per chi combatterai. La tua scelta non limiterà l'utilizzo di un certo eroe e non avrà effetto sulla giocabilità. Io direi tra cavalieri vichinghi e samurai preferisco i samurai, quindi andrò sicuramente di samurai. Ok, crea il tuo emblema. Vediamo un po'. Ok, facciamolo così. Mi va bene così, dai. Ci sta, ci sta. Ok, crea il tuo emblema, conferma. Mi sa che la musica sarà un pochino alta in confronto alla mia voce, mi scuso in anticipo. E dopo un breve caricamento ci lascia davanti a una zona che non sappiamo bene dove ci porterà. Nuovo obiettivo della missione. Per puntare un bersaglio in modalità guardia CTRL. Tieni premuto per continuare. Cioè, come funziona? Vediamo un po'. Così. Ok, premi Alt. Va benissimo così. Quindi, premuto Alt. Ok, l'obiettivo era cambiare i target, va bene. Tieni premuto per continuare. Che cosa? Non capire. Ah, ok. Con il mouse, perfetto. Ragazzi, io sono un nabo di questo gioco, quindi ancora non so bene come funzioni. Cambia la tua guardia in alta. Perfetto. Sì, liberami da questa posizione. Premi CTRL. Per passare a un altro esercizio, tieni premuto E. Vai. Obiettivo completato. L'obiettivo della missione, mi sa che arriva qualcuno. Allora, per bloccare entra in guardia in direzione dell'attacco. Perfetto. Proviamo. Vediamo un po'. No, era. Perché non mi para? Aia. Ok. Aia. Ah, me lo dice la direzione. Perfetto. Ok, io non ho mai giocato a questi giochi, ragazzi, quindi sono totalmente nabbo. Ok. E fino a qui ci siamo. Abbiamo capito come bloccare. Vai. Vai. Ah, sopra, eh. Aia, no, aveva cambiato freccia, non me ne sono accorto. Dai, perché? Ok. Col mouse non è facilissimo, eh. Ok. Ce l'ho fatta. L'obiettivo della missione, qual è? Per passare a un altro esercizio, tieni premuto E. Ok. Lui si ferma. Attacco cambiando la tua guardia per un attacco leggero e per un attacco pesante. Ok. Proviamo. Ok, forse ho capito. Ok. Ah. Da fuori schermata di mira mi viene meglio però. Allora, usa. Ok, quindi combo. Va bene. Funziona. Ok. Cosa devo fare? Non ho un nemico. Ah, sì, c'è il nemico. Vienici. Olè. Boom. Ok, proviamo così. Perfetto. L'abbiamo ammazzato. Giustamente queste sono le prime parti un po' di guida, ragazzi. Molti di voi già ci giocheranno, sicuramente. Ok, tieni premuto E. Andiamo nella prossima zona. Ok. Mosse di un eroe in qualsiasi momento. Quindi posso vedere le mosse del mio eroe. Come si fa? Eroe.
Me le dice però le mosse quali sono? Avanguardia che sei mosse. Rispetto. Ta 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 ta. Mazza. Proprio a combo, ok. E adesso dove dobbiamo andare? Dobbiamo conquistare la zona A. Vai. Sentiamo. Un combo facili per adesso perché sono una pippa. Ok, se tengo premuto. Ok, devo premere la freccia in su. Fatto. Dov'è? Qua. Ok, ho visto il mio nemico. Uccidi tutti i nemici in zona di conquista e mantienila libera dai nemici per alcuni secondi. Ok, ci possiamo provare. Ok. Ta-ta-ta-ta. Aia. Ok, vai, vai. Col mouse non ci riesco molto bene. Dov'è il nemico? Raggiungi la zona B. Qual è la zona B? Ok. Andiamo. Su, corri. No, premi per schivare rotolando, ok. Vediamo un po' se ce la facciamo. Non si possono puntare i soldati, esci dalla guardia, poi per ucciderli, ok. Va benissimo. E quindi possiamo fare questo. Oh. Ok, uccidi i nemici per aiutare i tuoi soldati a spingere la linea del fronte. Perfetto. Un po' alla LOL, insomma. Ok. Vediamo un po'. Carino. Oh no, questi sono i miei. E c'è il fuoco amico. Ok, dai, pushiamo. Ok, facciamo così. Vai, zona conquistata. Mamma mia. Boom. Ok, bombo. E però ci sto più un po' di pigna, non è buono. Ok, se non sto in guardia non posso andare in avanti, insomma. Vai, eliminiamoli tutti. Voglio vedere gli altri che stanno facendo. Ho conquistato la zona e non venite avanti? Che stile. Ok, devo andare adesso alla zona C. Dai, eh. No, no, no. Ciaone. Aia. Voglio tagliare di qua, posso? Sì. Vado in zona C a conquistare, vai. Ma perché non mi corre? Ok. Con shift si corre, non con su. Ok, lì c'è qualcuno. Vai. WASD per muoversi, ok. Perfetto, ho capito. Dai. L'ho fregato. Non te l'aspettavi, eh? Oh, l'ho già ucciso. Non mi ci trovo male, eh? Dove sei? Aia, mi ha preso. E ti uccido. Shotted con la rotellata. Sei morto? Sembra di sì. No, rinasce perché devo fare per forza quella combo. Ok. Fischio. Aia. Non ci riesco. Ok, fatto. Olè. Nuovo obiettivo della missione. Andiamo a vedere. Premi E. Premuto E. Ah, devo uscire dalla modalità. Obiettivo completato. Perfetto. Spazza guardia e attacco. Premi rotellina. Poi premi rapidamente quell'altro. Ok. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vai. Così. E abbiamo imparato anche come si fa questo. Andiamo avanti.
Falsa guardia con protezione. Premi, poi premi. Ok, vai. Dov'è il nemico? Eccolo. Perfetto. Esci dalla modalità. Abbastanza facile, abbastanza facile. In fase di conquista, dai, stiamo conquistando. GG. Allenamento completato. Congratulazioni, hai ricevuto 2000 monete. Ok ragazzi, per adesso io ho fatto queste quest iniziali, questo allenamento per imparare a giocare, anche per i nuovi di voi che non hanno ancora mai giocato a questo gioco, molto particolare. Proverò a portarvi altri episodi, soltanto se arriviamo a 100 like, condividete il video e se siete nuovi vi iscrivete al canale, ok? Quindi ci vediamo alla prossima puntata, se la volete.